Avviata. Allora, Ok. grazie Gabriella. Prendiamo atto che gli uffici invitati non si sono presentati sul teatro di Villa Lazzaroni, nonostante fossero stati già avvertiti e invitati ufficialmente come da convocazione, perché nel frattempo ci dicono sono presenti in altre commissioni. Questo ci fa piacere, però ci interessava capire di più sul teatro. Diciamo che io personalmente, come parte politica, oltre a quanto già esposto dall'assessore ad un'interrogazione in consiglio municipale, non avrei tanto da dire, semplicemente che la ricerca di mercato è stata fatta, che hanno risposto a questa manifestazione di interesse 18 soggetti che sono interessati a prendere in gestione il teatro. Il municipio ha richiesto un soccorso istruttorio per richiedere ulteriori documenti per valutare i criteri, per valutare no, criteri, cioè, i requisiti e poi per fare un'integrazione di documentazione. A seguito di questo soccorso istruttorio, che credo sia terminato in questi giorni, sono stati detti idonei 15 soggetti su 18, mentre 3 non avevano questi requisiti iniziali. E quindi semplicemente volevo chiedere al direttore Airaghi o a chi fosse intervenuto qualche maggiore dettaglio, okay, su questa cosa, come è proceduto, come si procede adesso. Adesso credo manderanno gli inviti e a questi, cioè 15 soggetti, però volevo chiedere anche che tipo di documenti erano stati integrati, quali sono i soggetti che hanno risposto. Tutto ciò io credo, cari tutti, dovremmo rinviare perché, come detto, gli uffici non si sono presentati. Ovviamente farò con riferimento alla Presidente De Chiara affinché questo problema venga risolto. Ci sono interventi in merito oppure considerazioni su questo punto? Cioè, al netto del fatto che non L'ho abbiamo detto granché, c'è di aggiornamento rispetto al passato. io l'unica cosa che ho scritto, l'avevo scritta in chat, sarebbe utile sapere anche i tempi. E, Sì. se non ho capito male, diciamo il bando, diciamo la questione riguarda anche la Sala Marco Aurelio. E ovviamente, Sì. corretto, giusto? Sì. Ok, e visto che noi stiamo diciamo, proseguendo con la Sala Marco Aurelio, cioè abbiamo preso delle decisioni in merito condivise da tutte le forze politiche, e questo è stato esplicitato in modo chiaro anche a chi partecipa, perché il rischio qual è? Che la Sala Marco Aurelio non sia possibile utilizzarla per tutto il prossimo anno, nonostante magari l'affidamento. E poi mi sarebbe piaciuto sapere i tempi, diciamo, di effettiva conclusione di tutto l'iter di affidamento. Era quello, Flavio, che volevo Se chiedere per possiamo l'appunto ritenere che per. all'ufficio. È proprio questo. E io so che devono mandare questi inviti adesso, quindi a seguito degli inviti ci sarà poi la procedura vera e propria, perché quella che c'è stata finora è sia una procedura, ma è stata una manifestazione di interesse. Quindi proprio la procedura di affidamento avverrà con questo passaggio in poi. E per l'appunto volevo chiedere i tempi di espletamento, cioè quello che stai chiedendo tu. Sulla Marco Aurelio, come sappiamo, che non era integrata inizialmente all'interno di questa gara, a seguito del piano di fattibilità economico e finanziario, ci si è assunto il fatto che senza quella sala, dove magari quel concessionario può fare dei corsi di teatro, di recitazione, eccetera, che servono per sostenere il teatro, probabilmente tutto il progetto era poco sostenibile. Per questo è stata integrata quella sala. Poi c'è un altro problema ancora, e cioè che quella sala era utilizzata magari dal territorio per fare degli incontri, eccetera. Questa esigenza l'abbiamo spostata sull'ex sala consiglio, sempre a Villa Lazzaroni, c'è di cui alle ultime due commissioni e ci sarà anche alla prossima. A saperlo che gli uffici non si presentavano, oggi qua si poteva riproporre il tema dell'ex sala consiliare. Che vorremmo gestire, diciamo, cioè pubblicamente come municipio, per poi dare ad associazioni, comitati per incontrarsi, anche per fare eventi, eccetera. Quindi io sinceramente, Flavia, più di questo non so che dirti, perché quelle che mi hai fatto tu sono le domande che anche io volevo chiedere alla dottoressa che non si è presentata.
Pertanto dobbiamo rinviare, credo, alla settimana prossima. A questo punto faremo la votazione della delibera del consigliere Pozzetti. Andremo verso la chiusura della definizione del modello gestionale, probabilmente, ma non so se riusciamo a finirlo per settimana prossima, della ex sala consiglio, così è tutto in tema. E poi spero vengano gli uffici e approfondire questa cosa sul teatro di Lazzaroni. In questa maniera facciamo tutto il polo Lazzaroni in un unico incontro. Ci sono altri dubbi? Mi sembra di no, non ci sono altri interventi. La chat non mi funziona come sapete, quindi se volete fare un intervento fatelo tranquillamente a voce, altrimenti andiamo alle varie ed eventuali. Procediamo con le varie, ci sono varie commissari ed eventuali? Io volevo solo chiedere una cosa, ma a livello proprio di informazione. Per quanto riguarda i centri estivi, ci sono scuole o diciamo spazi pubblici dove sono stati effettuati i centri estivi? Allora, scuole a mia conoscenza non credo, anche perché sono sotto, diciamo, indagine per la riapertura di settembre, come sappiamo, per gli spazi, eccetera. Sicuramente all'esterno sì, ma su questo Flavia, io penso che il presidente Giannone sia anche molto più informato di me, se vuoi ti mando un messaggio appena ho questa informazione specifica o altrimenti ci aggiorniamo con questa informativa e alla commissione successiva che sarà mercoledì. Sì, possiamo aggiornarci alla prossima Perfetto. commissione, tanto tra una settimana immagino che riconvochiamo puntualmente. Sì, Sì, perché può ci sono essere queste cose da comodo chiudere, quindi sicuro. Dimmi, Luca. anche per noi saperlo, insomma, quindi se è possibile portarlo in commissione, insomma, era un tema che ci interessava anche a Allora, noi, questo come dei centri tema, estivi. diciamo, se ho capito, come tema in senso completo, io non credo ci sarà molto spazio, Luca e Flavia, perché come detto abbiamo da votare la delibera Corsetti, c'è il teatro da capire che fare prima dell'estate e c'è da chiudere anche l'ex sala consiglio. A margine, secondo me, c'è un'informativa si può dare, però non darei come punto specifico nell'ordine del giorno, perché sennò finiamo alle 5. Poi, naturalmente, io sento il presidente Giannone che lui prenderà le decisioni del caso. Secondo Ma me non la c'è butto problema a lì, informarsi. sì, Dimmi. visto che ne hanno parlato molto e beh, in particolare è un tema che a me interessa particolarmente perché si è spesa molto la ministra Bonetti in merito del mio partito, però in generale ho seguito la vicenda abbastanza da vicino, la butto lì, magari poi non sarà possibile, però magari il presidente Giannone lo può valutare Io con glielo dico, non c'è l'assessore. problema. Esatto, ma potremmo anche pensare eventualmente entro il mese fare una straordinaria coinvolgendo la De Santis che ci può fare un po' un punto su questa situazione, Sì. ma secondo me può essere utile, ho visto insomma che non è stato un tema di cui abbiamo approfondito, quindi in realtà Flavio ha messo un buono spunto, una straordinaria con solo quella all'ordine del giorno e magari la disponibilità dell'assessore, Elena insomma viene a parlarci e potrebbe essere insomma, produttivo insomma. Va bene, faccio presente a Giannone, lo dico anche alla De Santis appena arriva, e poi Giannone Ci sarò valuterà come io. presidenza se... Dimmi. No, no, finisci di parlare perché non sento il ritardo, male io. Quindi volevo dire un'altra cosa, aspetto che finisci. No, terminato, nel senso dico a Giannone di valutare l'argomento per la settimana prossima, se si rientra. Ma no, mi sa che salta a me la connessione, non so se mi sentite. Io ti sento. Bene, allora niente, su questo sentiamo Giannone che ha da dire e magari fa una straordinaria, insomma, ce lo sento e poi ci dirà lui. L'altro argomento, Flavia? Altro argomento in realtà riguardava in particolar modo un lavoro che noi avevamo fatto in commissione, vi ricorderete, ad inizio consiliatura noi avevamo iniziato ad incontrare i vari comitati dei genitori, dirigenti scolastici per sapere quali migliorie, quali interventi talvolta necessari anche a livello strutturale erano necessari sui vari plessi scolastici. Sì, mi E ricordo. riusciamo a rifare, visto che avevamo fatto erano state fatte delle schede dall'ufficio tecnico, poi riusciamo a rifare un punto della situazione oggi sull'effettiva situazione delle scuole, perché penso che per la ripresa a settembre questo man mano venga fatto soprattutto dall'assessore De Santis, perché per garantire gli spazi avranno dovuto anche rendere agibile delle aule che magari in alcuni stabili non lo erano.
A questo riguardo posso sapere se magari possiamo fare un punto della situazione anche con l'ufficio tecnico che se ne occupa? Sì, chiedo a Giannone e anche a De Santis, secondo me è già in corso una cosa di questo tipo e a livello esecutivo intendo, perché stanno cercando altri spazi nelle scuole, quindi ci saranno altri spazi e saranno anche da allestire questi spazi, oltre agli aggiustamenti interni cui fai riferimento tu, perché si riferivano al lavoro che abbiamo fatto a inizio consigliatura, cioè tutte le cose che erano da fare per capire cosa è stato fatto, quindi fondamentalmente questo mi sembra di capire, è corretto? Correttissimo. Va bene, allora poi riferisco anche questo al consigliere Giannone. Ovviamente Gabriella metti tutto ciò a verbale, in modo che Sì, il consigliere Giannone ok. possa... Ma poi Attilio, cioè, solitamente si vede anche le commissioni registrate, quindi sono sicuro che ci darà un feedback in merito. Ci sono altre questioni? Mi sembra di no. I verbali, come detto, li spostiamo perché io non posso approvarli come vicepresidente. Se non c'è altro, dispongo la chiusura della commissione alle ore 9.51. Buona giornata a tutti. Okay. Buona giornata. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao, buona giornata. Arrivederci.